Ciao a tutti, sono Sissi, bentornati sul mio canale per la recensione del secondo episodio della nona stagione di The Walking Dead, episodio intitolato The Bridge, il ponte. Prima di tutto io ho qua un ospite, Cesare, volevo farvelo vedere, che avevo detto l'altra volta che era stato operato, poverino, infatti eccolo qui nel cono. Cesare è detto Scarface, non so se vedete la cicatrice qua. Che gli hanno tolto una ciste, è stato sterilizzato e gli hanno tolto due cisti, una qui sul muso, una sulla schiena. Le altre cicatrici non ve le faccio vedere per privacy. Il mio amore nel cono, è troppo carino. Comunque sta bene. Venerdì andiamo a togliere i punti. Sempre più viziato. È vero, amorino? È troppo scomodo dargli baci nel cono. Vabbè, comunque l'avete visto, non so se avete visto la live reaction, comunque è anche, ve lo faccio vedere anche nella live reaction. Lui è qua, adesso che comincia a esserci un po' il tempo un po' freschino, lui viene a dormire qua con me sulla poltrona e qui sulle mie gambe. Dunque, che dire di questo episodio? Allora, ci sono delle cose abbastanza interessanti. Diciamo che è stato un po' monotono per la prima metà e poi dopo si sono scoperte varie cose. Prima di tutto, avevo ragione, e lo dico per utente medio, avevo ragione, hai visto che Jadis è con Rick? Avevo visto bene l'altra volta al museo. E infatti troviamo Jadis con il gruppo di Rick. Io già l'avevo vista l'altra volta, solamente che nessuno ne parlava e io l'avevo detto che c'era, però se vi ricordate l'altra mia recensione che avevo detto c'è la nostra Millona Jovovich dei poveri Jadis che è con Rick. Ebbene sì, è con Rick, ma l'hanno pure accoppiata. Cioè, l'hanno accoppiata con padre Gabriel, un'altra coppia fenomenale di The Walking Dead. Cioè, ma io non lo so, chi è che le fa le coppie in questo telefilm? Ma chiamate Maria De Filippi, che almeno lei forse ne capisce qualcosa. Cioè, proprio una. Io ce la vedevo bene con Negan, Jadis, poi voi dite quello che volete. E niente, quindi l'ho vista. C'è un'altra roba così, un'altra coppia a caso, no? Che è venuta fuori. Va bene, quindi non dovevo dirlo subito. Sta cosa qua me la dovevo togliere da qua. Cominciamo con la recensione della puntata. Dunque, troviamo all'inizio Rick che parla con qualcuno, che quel qualcuno è Negan. Io lo sapevo già e dicevo: fatemelo vedere, lo voglio vedere, fatemi vedere il mio adorato Negan. E niente, però si scopre come al solito alla fine, negli ultimi 2 minuti della puntata, si vede che sta parlando con Negan e gli sta raccontando di come stanno andando le cose. Quindi gli sta raccontando del ponte. Abbiamo visto come è importante questo ponte perché praticamente è il collegamento che collega tutte le comunità, il santuario, Hilltop, Alexandria, Oceanside, eccetera. Quindi stanno cercando di creare l'Europa unita, come la chiamo io, una specie di comunità unita, no? Quindi da Oceanside arriva il pesce, dal regno d'Alexandria, boh, Robby penso comunque altro sostentamento, dai salvatori arriva il diesel, l'ecodiesel, il biodiesel, come cavolo si chiama. Eccetera, quindi stanno da Hilltop arriva la verdura, comunque l'artigianato, eccetera, e quindi stanno cercando di creare, Rick sta cercando di creare questa cosa, un futuro per tutti, quindi una comunità. Cosa succede però? Allora, i lavori del ponte stanno andando bene, vediamo che comunque c'è anche il nostro, come cavolo si chiama quello lì? Adesso non mi viene il nome, vabbè, ma si può che non mi viene il nome? Vabbè, comunque, quello lì che sta facendo il progetto del ponte, il nerd, niente, praticamente gli dice a Rick che è in arrivo un'orda di zombie, una piena e di qua e di là, e quindi hanno tipo un tot di giorni per finire sto cavolo di ponte, tipo 7-8 giorni. E quindi se lavorano a pieno regime,
ce la faranno a finire questo progetto. Il problema è che ci sono dei problemucci. Il problema è che dei salvatori se ne stanno andando o stanno sparendo. E quindi non è arrivato il combustibile ad Hilltop e Hilltop non sta mandando i rifornimenti, insomma, il cibo. Quindi Michonne va a parlare con Maggie, trova una Maggie sempre un po' sulle sue, è da un mese che non gli fa vedere il marito a quella là del fabbro che ha tentato di ucciderla. Non è d'accordo col dare il cibo per la gente che sta lavorando, insomma, per quelli del santuario e anche per i lavoratori del ponte. E quindi Michonne dice: Ok, c'è qualche problema, dobbiamo indagare, dobbiamo capire che cosa sia successo, perché può essere che si siano ribellati questi, oppure, poveri cristi, può essere che gli è successo qualcosa per strada, non si sa, dobbiamo indagare. Intanto dacci il cibo, fagli vedere questo benedetto uomo alla moglie, cioè rientra un attimo in te, smettila di fare la tiranna della situazione, perché sennò fai una brutta fine, anche con un po' si è messa in combutta con Gesù, se la fanno ragionare. E qui, quando c'è la scena di Maggie che parla con Jesus, c'è un'informazione abbastanza importante perché Jesus tira fuori ancora il nome di Giorgi. E poi vediamo anche che dopo potrebbe c'entrare qualcosa. Tira fuori ancora il nome di Giorgi e dice: vuoi allearti con lei? Quindi, non lo so, sotto sotto c'è qualcosa che non sappiamo perché. Dice, lei continua a chiedertelo e lei dice: Giorgi ha delle buonissime idee, solamente che non sono 100% d'accordo con lei. Insomma, a parte che Maggie non è al 100% d'accordo con nessuno, fa quello che vuole, l'ha detto anche Jesus. Però questa cosa è abbastanza importante. Ritorniamo a sentir parlare di Giorgi anche in questa stagione. Dunque, poi andando avanti, vabbè, gli fanno cambiare idea a Maggie, va a far visita a quello, fa visita alla moglie, eccetera, lo mette anche a lavorare perché lui è il fabbro della situazione e quindi io l'ho detto subito nella live reaction, cavoli, mettilo ai lavori forzati. Infatti alla fine ha scoperto l'acqua calda e lo mette a lavorare con uno che gli fa la guardia. Voglio dire, ok, secondo me ha ragione Michonne che ci vuole una costituzione e delle regole. Devono anche pensare che non sono in una situazione normale, che se ti serve un fabbro vai nel paese di fianco e lo trovi. Lì hanno le risorse limitate, sia nel materiale sia nella gente. Quindi se è uno che non fa né caldo né freddo, manovalanza che può essere benissimo sostituito da qualcun altro, ok, può stare in cella a fare il parassita della società. Mentre se è una persona che comunque ha valore e serve, deve lavorare in qualche modo, quindi ci vogliono delle punizioni adeguate. Bene, poi tornando, niente, Michonne prende il cibo, torna probabilmente, non l'abbiamo vista. Tornando là al campo del ponte, troviamo Enid che sta facendo praticamente praticantato per diventare dottore con Siddiq. Rick manda Siddiq a casa, che qui casa bisogna capire dov'è, perché Siddiq in teoria l'ha portato Coral l'ha portato, e quindi dovrebbe essere casa di Siddiq, dovrebbe essere Alexandria. Però l'abbiamo sempre visto in un contesto di Hilltop Siddiq, e quindi non so Siddiq per casa dove sia. Io ho inteso Alexandria, e infatti ho detto: cavoli, chissà se Maggie sarà d'accordo su questa cosa che gli porta via il dottore e glielo manda ad Alexandria. Però Enid sta imparando ed è subito messa alla prova, perché praticamente cosa succede? Sta arrivando un'orda di zombie al campo dove stanno preparando la legna, dove c'è Daryl. E cosa succede? Incidente di lavoro. Aaron rimane schiacciato sotto a un tronco di legno, perde il braccio. Scena zombie di azione molto figa, veramente mi è piaciuta. Aaron ha perso il braccio, mi è dispiaciuto molto della cosa.
Però, boh, cioè, abbiamo visto che comunque c'è stato anche, come cavolo si chiama? Oggi non mi viene i nomi di nessuno. Il padre di Maggie, insomma, il padre di Maggie, che comunque anche lui aveva una gamba amputata. Voglio dire, forse una gamba amputata è più un impedimento rispetto a un braccio amputato. E quindi niente, questa cosa ha fatto girare un po' le scatole a Daryl, perché praticamente è successo tutto perché uno dei salvatori, quello che crea sempre problemi, l'energumero dei salvatori, non ha fatto partire una sirena per deviare quest'orda di zombie. Lui dice che la sirena non era carica, non è partita, Daryl non lo vuole scusare, insomma, cerca di ucciderlo, nel senso, gliene dà una fracassata di botte. E poi lui si va a lamentare da Rika che lo espelle. Lo espelle, ma vediamo che cosa succede. Che lui se ne va proprio alla fine della puntata. Lui se ne sta andando, trova qualcuno e gli dice: "Cavoli, mi hai fatto paura!" Sbam! E gli dà una botta. Qui c'è qualcosa sotto. Allora, lui si è trovato davanti qualcuno che conosceva. Io, secondo me, adesso anche mio papà mi ha detto: "Ma secondo te chi ha visto questo tipo qua?" All'inizio mi è venuto da dire: "Sarà stato Daryl." E lui mi dice: "No, però lui ha reagito così. Deve essere qualcuno che conosce, no? Perché se l'è trovato davanti e ha detto: "Ah, mi hai fatto paura." Se era Daryl, se lo aspettava che gli dava un'altra fracassata di botte. Quindi, secondo me, sempre per questa storia della sommossa nascosta interna dei salvatori, secondo me potrebbe essere la ragazza, quella con i capelli corti, che io adesso non, ovviamente non mi ricordo come si chiami, Zaira, boh, una roba del genere, che lei è il braccio destro di Negan. Se vi ricordate, era il braccio destro di Negan, credo, questa ragazza. E quindi, secondo me, è lei che sta facendo sparire in circostanze strane i salvatori per cercare di far creare una sommossa interna, insomma. E vedremo anche, come abbiamo visto dalle immagini della prossima puntata, che ci saranno dei dissidi. Ci saranno dei dissidi, si arriverà alle mani, alla lotta interna. Che è praticamente la stessa cosa che sta prevedendo Negan, perché Rick è lì che gli sta dicendo: "Noi stiamo prosperando, va tutto bene, stiamo facendo tutti i lavori, di qua e di là, senza di te, vedi come si possono fare le cose." E Negan gli dice: "Ascolta, guarda che andrà tutto col paese, e quel giorno verrai da me a dirmelo che è andato tutto in fumo e niente." E a me, io sono contentissima che mi hanno fatto vedere Negan, lo voglio vedere ancora di più e non lo voglio vedere chiuso in cella, ovviamente. Io spero che ci sia una sommossa dei salvatori che vadano a prenderlo, lo liberino in un gesto eroico, non lo so. E niente, altra cosa, ultima cosa che volevo dire, vabbè, penultima cosa che volevo dire, Carol ha accettato l'anello. E anche lì non l'abbiamo ancora visto che anello è, ma ha accettato l'anello senza proposta di matrimonio. Gli ha detto: "Ma sì, magari me lo metto intanto che non ci sei." E quindi il gioiello l'ha preso. Ultima cosa che volevo dire, che infatti vi lascio con questo spunto: Jadis l'abbiamo vista che stava facendo la guardia di notte mentre stava facendo i cazzi suoi, come al solito. Non era a smanacciare il padre Gabriel, ma stava facendo un pezzo d'arte, una rana stava facendo, perché infatti si sono baciati lei e Gabriel mentre sentivano le rane in accoppiamento. Quindi ha deciso di fare un pezzo, una rana, come pezzo d'arte. Vede, che cosa vede? Un elicottero, cioè un elicottero, un aereo, insomma, delle luci nel cielo, un aereo in notturna. Cioè, io presumo che sia Georgie. Presumo che sia Giorgi con l'elicottero che sta andando non so dove, forse da Maggie, forse da qualcun altro, a stringere vari accordi.
E quindi c'è questo volo notturno. Oppure vorranno introdurre anche gli UFO a questo punto? Non lo so, no, scherzo, cioè, si andrebbe troppo fuori tema. E niente, quindi io vi chiedo come al solito di farmi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate della puntata. Fatemi il like, ovviamente, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi perché abbiamo davanti tutta la nona stagione ancora da commentare. Vi mando un bacione, e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!